Vado ad annunciare il talk che sta per arrivare. Si tratta di uno speaker che già ho incontrato, che conosco, quindi anche qui non c'è niente di segreto. Lo speaker è Jacopo Nardiello. Jacopo ci parla di appunto cluster Kubernetes, a questo punto dico Kubernetes alla greca di produzione. E come passare dalla teoria alla pratica di un cluster molto grande. E io so che SigHub è l'azienda che sta un po' dietro a quella che è la distribuzione Kubernetes Fury, e su questo probabilmente avremo delle cose da sentire da Jacopo. Io direi che siamo pronti per ascoltarlo. Ciao a tutti, grazie per essere intanto al mio talk, sono super contento che siamo riusciti ad organizzare questa conferenza, questo evento nel mondo Kubernetes barra CNCF con la community italiana. Di che cosa parleremo adesso? Parleremo di quella che è la nostra esperienza, mia e di SigHub, nel gestire infrastrutture di produzione Kubernetes-based accumulata negli ultimi anni. E quella che per noi appunto è un'anatomia, l'anatomia di un cluster di produzione Kubernetes. Per chi non mi conosce, molto velocemente, io sono Jacopo Nardiello, sono il founder e CEO di SigHub. Nasco come ingegnere software nel 2014-2015, mi sposto sulla parte di infrastruttura e automazione infrastrutturale. Vengo subito coinvolto in maniera abbastanza importante sulle attività della community della CNCF che al tempo era appena nata e ad oggi sono uno dei CNCF ambassador presenti in Italia. Nel tempo libero, questo è il mio side project, il mio main project invece sono i miei due bimbi, di cui ho sfruttato l'immagine con questa fantastica foto. SigHub nasce nel 2016-2017 come prima realtà italiana verticale sul mondo Kubernetes. Nel 2018 annunciamo la nostra distribuzione indipendente Kubernetes e siamo stati la prima azienda a diventare membro della CNCF e a diventare KCSP, ovvero Kubernetes Certified Service Provider. Ad oggi, tutt'oggi, la nostra verticalità è solo il mondo Kubernetes, dove andiamo ad aiutare, insomma, e eroghiamo supporto sulla nostra distribuzione. Quindi noi siamo un vendor cloud native indipendente. Quello che facciamo è, la nostra attività principale è quella di erogare appunto supporto su infrastrutture Kubernetes based basate sulla nostra distribuzione. Chiaramente come noi siamo un'organizzazione puramente ingegneristica, quindi ad oggi siamo circa poco meno di una quarantina di persone, e di cui 35 sono ingegneri verticali appunto su quello che è il mondo cloud native. La nostra missione è molto semplice, cambiare il modo in cui lavora l'enterprise, ok? Perché? Perché ci sono tutta una serie di meccanismi che la caratterizzano, diciamo in cui noi siamo convinti di poter fare la differenza. Proprio due numeri e qualche informazione in più su SigHub. Appunto, nasciamo formalmente nel 2015, iniziamo a operare nel 2016. Ad oggi lavoriamo con circa una cinquantina di organizzazioni che in realtà sono molto diverse tra loro perché spannano dalle piccole startup estremamente verticali, estremamente tech, fino alle grossissime enterprise. E ad oggi noi abbiamo in gestione letteralmente centinaia di cluster di produzione. Ok? Partendo diretti sul talk. Kubernetes oggi chiaramente è un cavallo di razza, parte come è il cool boy del mondo infrastruttura, ma non solo, ma anche un po' del mondo sviluppo. Quando ci si collega e si decide di partire su Kubernetes, si apre questa pagina e ci si trova davanti a questa landing page che
mette a terra un marketing importante. Si leggono termini come planet scale, never outgrow, run everywhere, quindi si iniziano a parlare di concetti che sono molto grossi, molto potenti, e che sono poi, diciamo, quelli, i catalizzatori dell'interesse che ha Kubernetes oggi. Il problema è che quando si parte poi effettivamente a implementare cose, più o meno si è così. Principe di Bel Air, oh che figata, i nostri sviluppatori, barra ingegneri, barra DevOps, barra architetti, tutti contenti perché si lavora con, appunto, con una tecnologia nuova e rilevante. Peccato che poi spesso il processo di adozione finisce così. Perché? Perché la curva di apprendimento è estremamente ripida, perché l'ecosistema, è un ecosistema molto veloce e quindi riuscire a orientarsi non è affatto scontato. Per chi è questo talk? Questo talk è fondamentalmente per architetti, programmatori, barra ingegneri che si stanno approcciando a quello che è il mondo, non soltanto approcciando in realtà, che stanno utilizzando Kubernetes e il mondo che gli gira intorno, ma in ottica proprio di avvicinarsi sempre di più alla produzione, quindi quali sono le cose da tenere a mente per poter fare scelte architetturali che abbiano senso e per poter arrivare ad avere dei cluster che siano considerati cluster di production grade. Piccolo disclaimer, questa è la nostra esperienza, quindi quello che noi abbiamo fatto negli ultimi anni è quello che è un po' figlio del nostro modo di fare le cose. Non è una questione di marketing, ovviamente, e vogliamo semplicemente parlare di ad alto livello quello che sono dei buoni approcci e delle buone pratiche. Questa GIF non è, diciamo che non è messa lì a caso perché il nostro lavoro è un po' così, cercare di sopravvivere e ogni riferimento a Fury in film è puramente casuale. Il contenuto di questo talk è fondamentalmente tre macro punti che andremo a toccare, quelli che io definisco i golden principles del mondo cloud native, quindi concetti molto generali che vanno ad diciamo universali, da tenere a mente ancora prima di partire, quindi ancora prima di fare qualsiasi tipo di scelta architetturale. Poi ci sposteremo sulla parte più tecnica, che è appunto una reference architecture che eroghi dei cluster completi Kubernetes. E infine faremo un po' di considerazioni sulla parte di modello operativo, quindi come effettivamente metto a terra le cose, come effettivamente divido i ruoli, come effettivamente divido le responsabilità. Quest'ultimo punto diciamo che potrebbe essere scontato, barra non così interessante per realtà più piccole e più semplici, ma in organizzazioni che crescono e in organizzazioni che sono già molto grandi e che quindi hanno tutta una complessità appunto di persone da dover gestire è un tema interessante. Partiamo dal presupposto, contesto. Il mondo cloud native, cioè il concetto di cloud native, è un concetto rivoluzionario, diciamo che racchiude in sé tutta una serie di principi che costituiscono un po' appunto la rivoluzione copernicana del mondo di infrastruttura. Soprattutto è un mondo che è ancora nella sua infanzia, quindi stiamo adesso iniziando ad approcciare quello che è una parvenza di stabilità sia nei tool che nei vendor che negli approcci. È un ecosistema estremamente, diciamo, veloce, ma anche e soprattutto estremamente instabile. Quindi nascono, muoiono vendor tutti i giorni, nascono, muoiono progetti tutti i giorni. È difficile capire qual è il confine tra progetti stabili che si possono prendere e portare in produzione, e invece progetti che sono alla stregua di side project, anche da grossi vendor, perché anche i grossi vendor continuano, sono in questa corsa di continuo rilascio di roba, che però poi non si capisce effettivamente né se si può usare, né con che stabilità si può usare, né quanto il vendor stesso è committato verso questa tecnologia. In generale, l'altra considerazione è che quello che noi vediamo sul campo è che manca una generale, appunto, esperienza nel gestire infrastrutture di produzione anche da Big Tech. Quindi tante persone chiaramente che hanno un interesse verso questa infrastruttura, poche che si sono trovate a gestire tanti cluster Kubernetes, anzi cluster Kubernetes, non importa se pochi o tanti, di produzione. Tenete presente appunto l'ultima cosa, che la maggior parte dei tool non sono maturi. Quindi,
Bisogna stare estremamente attenti con la scelta che si fa per la propria infrastruttura perché diventa critico. Ok? Partiamo sui Golden Principles. Numero 1. Favorire stabilità e semplicità su un nuovo Shiny Tool e su un nuovo progetto, su nuovi progetti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in un ecosistema appunto estremamente veloce ed estremamente complesso, piuttosto che rincorrere la tecnologia con le ultime novità, che appunto sono quasi quotidiane e che poi ci portano ad avere inconsistenza all'interno della nostra architettura, dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, è molto più semplice scegliere pochi tool estremamente stabili che ci permettono di avvicinarci a produzione e imparare a governarli bene. Come faccio a distinguere dei tool che sono, diciamo, standard di mercato barra stabili da tool che invece non lo sono o che sono troppo recenti? Ma allora, premesso che non c'è una risposta universale, sicuramente una buona indicazione può essere il landscape della CNCF. Quindi andando a vedere i vari progetti graduated incubating che ci sono all'interno della CNCF, si ha la certezza che quantomeno questi progetti hanno dei modelli di governance che ne permettono lo sviluppo sostenibile nel tempo. Ok, quindi questo è sicuramente il primo posto dove io andrei a guardare. Altra cosa super importante è evitare di committarsi verso cose non standard, quindi stick to the standards. Questa qui è una cosa importantissima, è una cosa che io incoraggio tutti i nostri clienti a fare. Kubernetes ha rivoluzionato il mondo dell'infrastruttura perché ha imposto degli standard che fossero indipendenti dai vendor. Di conseguenza è assolutamente fondamentale se riesce a sfruttare il massimo della potenza di Kubernetes se si utilizzano CRD, modelli e principi ed API ovviamente, gestite e derogate direttamente da Kubernetes e non da reimplementazioni o astrazioni. Ok? Ultimo Golden Principle, la macchina del marketing è appunto a piena potenza nel mondo cloud native in questo momento, quindi si troveranno sales che vanno in giro a vendere la qualsiasi cosa e glitter a go-go. Non per carità, ascoltate, imparate, ma non cadete nel trabocchetto di farvi vendere cose. Cercate di avere un certo grado di ownership sulle vostre soluzioni. Ok? Questa cosa è una cosa che non dovrebbe essere detta. Non dovrebbe essere detta perché è il nostro lavoro di tecnici quello di avere ownership sulle soluzioni. Quello che poi noi vediamo invece sul mercato e quello che noi vediamo spesso dai nostri clienti, purtroppo non è così. Cioè, purtroppo molto spesso, se non quasi sempre, il marketing è quello che guida poi la parte di adoption. E questo non è corretto. Benissimo, andiamo entrando un attimino nel concreto. Di che cosa parleremo? Parleremo di Manage Kubernetes or Do It Yourself. Tendenzialmente questa è la prima scelta che ci si trova a dover fare. Tra l'altro, scusate, qui ho invertito Y e I, va bene così. Questa qui tendenzialmente è la prima scelta che ci si trova a dover fare, quindi faremo un po' di considerazioni rispetto a tutte le opzioni che abbiamo per adottare cluster Kubernetes. Ci sposteremo poi verso appunto definire quella che è una reference architecture CNCF approved, diciamo, quindi il marchio di garanzia CNCF, e poi parleremo appunto di Day 2 Operations e Adoption Model. Partiamo da come posso avere dei cluster erogati, quindi quali sono le mie opzioni per avere dei cluster Kubernetes oggi. In realtà, vabbè, le opzioni che abbiamo sono fondamentalmente tre, quindi o andare da un vendor, da un cloud provider che ci prende e ci eroga una soluzione cloud based, ok? Che per realtà cloud o non cloud, comunque c'è un vendor tendenzialmente cloud che mi eroga appunto i miei cluster as a service. Ho poi l'opzione di adottare una distribuzione e infine ho invece l'opzione, quella più diciamo difficile, ma anche quella forse più interessante per i tecnici, che è quella di andare a implementare, fare il do it yourself. E quindi totalmente unmanaged, che significa anche totalmente ownership del proprio team. Cosa differisce queste tre soluzioni? Perché apparentemente potrebbero sembrare simili, uguali o in
diciamo, parziale sovrapposizione. Entriamo un attimino nel merito. Allora, Cloud-Based Managed Clusters sono i cluster classici che ci erogano appunto i cloud provider o i provider in generale. Qual è la loro particolarità? Di essere dei cluster vuoti, quindi sono dei cluster Kubernetes con dentro niente, dove il provider mi va a gestire la control plane, ok? Cioè la parte di master è la parte necessaria a far girare Kubernetes. Sicuramente uno degli aspetti positivi è che questi cluster hanno delle integrazioni native verso il cloud provider stesso. Seconda opzione, distribuzioni. Distribuzioni, SIGGRAPH Fury ne è un esempio. Ma abbiamo OpenShift di Red Hat, abbiamo Anthos di Google, abbiamo Rancher e chi più oggi di SUSE e chi più ne ha più ne metta. Diciamo che questo tipo di soluzioni sono in realtà leggermente differenti rispetto alle soluzioni CAS. Perché? Perché ti danno un'architettura più comprensiva e omogenea. Oltre a questo poi sono chiaramente totalmente agnostici per natura stessa del mondo Kubernetes, non, cioè di quello che ci offre Kubernetes, non per vero merito dei vendor. Sono appunto totalmente agnostici rispetto all'infrastruttura sottostante, quindi non si tratta solo della parte di infrastruttura, ma si parla della parte insomma di cluster lifecycle management, ma si parla tendenzialmente di infrastrutture più complete. Abbiamo poi infine l'ultima parte che è il do it yourself, quindi cluster di fatto setupati con tool tipo KubeDM che sviluppa il buon Fabrizio. Cluster appunto bootstrappati con tool community kubernetes.io c'è cioè la sezione di come andare, quali sono le opzioni oggi disponibili. Sicuramente tutta la parte in questo caso, ovviamente tutta la parte di configurazione, tutta la parte di componenti sono ownership di chi appunto lavora con il cluster. Ok? Sì, l'aspetto più positivo di questo approccio è che se da una parte ho chiaramente una complessità in termini di operation, dall'altra i cluster che tiro fuori sono effettivamente tailor-made, quindi non sono soggetto a scelte architetturali o a preconcetti architetturali del vendor barra del provider. Quando parliamo di control plane, di che cosa parliamo? Ora, questa è una vecchia slide, ma ancora estremamente rilevante, che ci fa vedere quelli che sono i componenti Kubernetes. Quindi, quando parliamo di cluster gestiti, quindi cluster as a service vuoti, di che cosa parliamo? Parliamo del provider che ci gestisce tutti questi componenti. Questi componenti sono etcd, questo lo sappiamo, li sappiamo tendenzialmente tutti, controller manager, API server e scheduler. Questo per la parte di master. Abbiamo poi la parte di nodi che sono networking, kubelet, container runtime e ci aggiungerei anche un'integrazione con lo storage. Tutti questi componenti, va bene, questi ultimi che ho detto sono quelli che vivono, tra virgolette, sui nodi. Quelli che ho citato prima sono i componenti che vanno a definire appunto la control plane, ci sono poi tutta una serie di componenti condivisi tipo core DNS, DNS in generale, che sono comunque necessari al funzionamento dei cluster. Questi sono i componenti dei cosiddetti famosi cluster vuoti. Questi cluster, ok, è molto importante dirlo, non sono production grade. Quindi i cluster erogati dai provider, se uno soprattutto si affida ai default, ai flag default, alle configurazioni default dei singoli provider, tendenzialmente andare in produzione con quelli non è una cosa buona. Perché? Perché sono appunto cluster vuoti. Quindi è vero che ho astratta via la complessità di gestire il cluster, il lifecycle del cluster, quindi setup, upgrade e update. È anche vero che mi mancano tutta una serie di cose che sicuramente mi servono per poter considerare i miei cluster production grade. Quindi, cosa importante da dire appunto è che sono non production ready, cioè non è turnkey, prendo, giro la chiave e mi trovo il cluster e posso usarlo. Non è così. Infine, appunto, quello che ho detto prima, in realtà quello che stiamo facendo è un trade-off, ok, tra semplicità di gestione e ownership. Perché? Perché non controllo, e questo è uno dei downside, non controllo la control plane, quindi non controllo i flag dei miei master, non controllo come girano le kubelet. Questo ha delle conseguenze, soprattutto per business che hanno una parvenza di natura di mission critical, ok? Quindi per business che hanno bisogno
vuoi per regulation, vuoi per non avere, vuoi per qualsiasi altro motivo, non avere accesso ai master e non avere accesso alle configurazioni delle kubelet, può avere delle conseguenze. Quindi, una volta che io prendo e setup il mio cluster su EKS o su GKE, ho in realtà ancora una tonnellata di lavoro da fare, una tonnellata di lavoro da fare in configurazioni, in messa a terra dei componenti infrastrutturali che mancano. Quali sono questi componenti? Ad esempio, multi-cluster integration, monitoring, centralized logging, disaster recovery, provider integration, se ce n'è, e via dicendo. Tutti questi componenti sono però erogati da un'altra tipologia di cluster gestiti, tra virgolette, ovvero le distribuzioni. Distribuzioni certificate dalla CNCF servono proprio a garantire, uno, che i cluster siano standard, ok? Due, tendenzialmente erogano, fanno quel passettino in più rispetto al cluster as a service, ovvero ti danno, ti erogano un'infrastruttura completa, una full reference architecture. Quindi ti trovi in realtà non soltanto la parte di control plane gestita, ma on top anche tutta una serie di tool architetturali che possono essere più o meno custom, ok? Nel caso di Fury noi siamo estremamente sticchi agli standard, quindi quello che troveremo saranno solo componenti della CNCF. Altri vendor hanno fatto altre scelte, quindi tendenzialmente si sono andati a reimplementare cose, ma quindi sono più, diciamo, architetture più end-to-end, ok? Anche qui è ovvio che stai adottando quella che è una reference architecture erogata dal vendor. Ok? Con tutti i pro e i contro. Cosa interessante da dire è che in realtà la distribuzione potrebbe potenzialmente girare, ed è quello che fa Fury, su l'offering dei diversi cluster as a service. Quindi si potrebbe avere Fury su EKS, Fury su GKE, dove la parte di EKS e GKE continua a fare il suo lavoro, ovvero gestisce quello che è lifecycle dei cluster, e Fury si va a occupare di tutti gli altri pezzi architetturali che ti erogano però poi alla fine un'infrastruttura di produzione. Quindi, guardando un attimino di pro e contro, appunto, CAS sicuramente standing on the shoulders of giants, grossi provider tendenzialmente affidabili, generalmente non costano tanto, quindi si può prendere e partire. Il time to Kubernetes è sicuramente molto veloce, e si hanno una serie di integrazioni con i cloud provider stessi. Quindi, se il vostro business è già committato sul mondo, su un provider specifico, sicuramente la soluzione di adottare il cluster gestito del provider ci andrà a semplificare la vita nell'integrazione con componenti di monitoraggio esterni. Certo, l'integrazione devo farla io, però tendenzialmente sarà un'integrazione più semplice che non invece andarsi a installare un sistema di monitoraggio terzo. Sicuramente i cons, quindi le cose bene ma non benissimo, sono che i default non sono production grade, quindi comunque bisogna mettere dell'effort per capire come configurare questi benedetti cluster, non si ha appunto il controllo della control plane, e comunque c'è tutta la parte di configurazione dei cluster per andare verso produzione. Richiede tendenzialmente un sacco di lavoro. Distribuzioni sono in grado di essere, diciamo, sono totalmente agnostiche rispetto a quello che è l'infrastruttura sottostante. Ti danno un'infrastruttura reference architecture più completa, più end-to-end. Ci permette appunto di arrivarci, tendenzialmente ci danno degli ambienti pronti per essere utilizzati, quindi presa l'infrastruttura, accettate quelli che sono le scelte architetturali del vendor, io sono pronto per utilizzarli i cluster, posto che i dimensionamenti siano corretti, ovviamente. Altra sicuramente caratteristica delle distribuzioni è che sono tendenzialmente targettizzate al mondo enterprise, non che le piccole e medie imprese non possano utilizzarle, ma i costi sono sicuramente, questo è uno dei cons, i costi sono sicuramente molto più proibitivi, e appunto, come ho già detto, la reference architecture che si sta adottando con una distribuzione è quella, ed è opinionata secondo quella che è la declinazione del vendor. In generale, considerando managed versus do it yourself, dove managed è sia distro che Kubernetes cluster as a service, sicuramente le opzioni managed, ovviamente per definizione, hanno simplified operations, quindi la parte di gestione dell'operation diventa molto più semplice, faster time to Kubernetes, e questo è quello che ci siamo detti, e quello che vedi è quello che poi effettivamente ti ritrovi in termini di reference architecture e in termini di utilizzo dei cluster.
Ovviamente quello che si sta, diciamo, il trade-off da fare è quello di dire io sto lasciando il controllo della mia reference architecture in cambio di semplicità nella gestione dei cluster e nella manutenzione di medio-lungo periodo. Nel caso del do-it-yourself, ovviamente, diciamo, ci sono degli importanti pro, secondo me, dove gli importanti pro, quindi se ha senso o meno andare a fare questo investimento, dipende dal vostro business, però. Alcune cose sono sicuramente importanti, tipo essere sticky to gli standard, essere totalmente indipendenti da ogni tipo di lock-in, essere in grado di anche lì far girare i propri cluster in infrastrutture in contesti differenti e costruire il proprio modello operativo secondo quelle che sono le esigenze della propria organizzazione. È ovvio che con maggiore controllo e maggiore ownership aumentano i costi, quindi tendenzialmente sappiate che se dovete costruire un platform team ci vorranno delle figure dedicate alla gestione non del vostro business, ma di Kubernetes. E quindi anche tutta la parte di gestione operativa dei cluster, dei tuoi operations e manutenzione sarà molto più costosa. Ok? Quindi è una questione di dover capire qual è il modello che si adatta meglio alle vostre esigenze. È ovvio che quando appunto dobbiamo andare a scegliere ci sono una serie di domande che secondo me è utile farsi, partendo da qual è la mia infrastruttura di partenza, quindi io dove sto girando oggi, quanto è mission critical il mio business, quanto io quindi voglio essere in grado di controllare non soltanto l'infrastruttura sottostante, ma anche la parte di control plane, quanto è tecnico il proprio team, quindi quanto è in grado effettivamente di governare Kubernetes, che teniamo presente, cioè se vi ricordate il grafico di prima era un insieme di pezzettoni, quindi è un sistema distribuito, quanto si vuole essere sticchi agli standard e quanto si è committati come organizzazione nei confronti di un vendor oppure no. Ci sono organizzazioni che sono solo Google, ci sono organizzazioni che sono solo AWS, ci sono organizzazioni che sono solo Red Hat. Stanno nascendo organizzazioni che sono SIGAP e dipende quanto voi siete committati agli standard versus il singolo vendor. Tenete presente che nel momento in cui si va ad avere a prendere una soluzione gestita, non è detto, okay, che funzioni, cioè non è detto che il cluster EKS sia effettivamente up and running at all times. Bisogna comunque avere un certo grado di ownership sulle infrastrutture, bisogna essere pronti ad avere degli outage sulla parte di control plane, perché anche i giganti possono avere problemi. E questo ho incluso il tweet di qualche giorno fa di Matteo che appunto si lamentava del fatto che la control plane del suo cluster EKS non fosse responsive e avesse dei problemi. Ok? Quindi può capitare. Grafico velocissimo, quindi dato un Kubernetes centrale, Kubernetes è la linea centrale, noi abbiamo che i cluster commerciali, cluster as a service, gestiscono tutta la parte sotto, mentre invece le distribuzioni aggiungono anche il pezzettino on top di Kubernetes, dando appunto un'architettura di riferimento in termini monitoring, alerting, che adesso vedremo. In generale, io comunque rimarco il fatto che voi, ripeto, dovete comunque avere un certo grado di ownership su quelli che sono i componenti Kubernetes. Perché? Perché Kubernetes problemi ve ne darà. Punto. Non ci sono. In qualsiasi salsa la mettiate, Kubernetes è un sistema complesso da gestire. Di conseguenza, avere un certo grado di ownership è un must. Entriamo nel merito di quella che è l'architettura, diciamo una reference architecture. Quali sono gli aspetti che noi dobbiamo andare a gestire quando andiamo a definire un'architettura di riferimento per Kubernetes? Sicuramente, e qui adesso dirò cose che possono sembrare ovvie, ma la realtà di quello che vediamo è che spesso tantissimi di questi aspetti vengono trascurati. Quindi ci si concentra molto su quella che è la parte di lifecycle management, o Kubernetes o non ho Kubernetes. Tralasciando poi invece tutto il resto, tralasciando le parti di monitoring, centralized logging e chi più ne ha più ne metta. Comunque, leggiamole velocemente: networking, monitoring, centralized logging, la parte di ingress barra virtual load balancer e integrazione con il cloud, con i load balancer del cloud, la parte di disaster recovery e infine la parte di policy code, che questi sono, diciamo, i componenti che noi riteniamo minimi per poter considerare un cluster come production grade e sono gli stessi componenti che noi prendiamo ed eroghiamo nei cluster Fury più semplici, ok? Che sono i componenti core per andare a prendere ad avere un cluster Fury di produzione. Piccolo grafico va bene, adesso entreremo nel merito di ogni singolo pezzettino, mettiamola così.
Tendenzialmente, appunto, questi sono i vari pezzetti e come funzionano di un'architettura end-to-end. Per capirci, e questa qui, scusate, torno indietro un secondo, la cosa importante qui è che tutti questi componenti in realtà poi sono erogati direttamente da progetti della CNCF e questa è la bellezza di avere un ecosistema e di avere una foundation. Cioè non si parla, la CNCF non lavora solo con Kubernetes, ovviamente, ma incuba tutta una serie di progetti che se presi e preintegrati e preconfigurati ci danno effettivamente un'infrastruttura di produzione. Quindi noi dei vendor ne abbiamo bisogno nei termini per cui ci vanno a semplificare l'adozione di questi progetti, ma non sono, diciamo che i soli progetti della CNCF in realtà sono sufficienti per avere tendenzialmente infrastruttura end-to-end. Nel caso specifico, networking, Calico, Cilium e qualsiasi plugin che rispetti la CNI, in termini di container runtime, container di Docker, Cryo, e ce ne sono N. L'importante è che siano sticky agli standard OCI, quindi Open Container Initiative. Monitoring, tendenzialmente questo è uno stack, diciamo, il secondo progetto della CNCF più importante, Prometheus, Alert Manager e Grafana. Centralized Logging, FluentD, Elasticsearch, Kibana, Ingresses, abbiamo anche qui l'opzione di, queste sono le ingress standard della community upstream, ok? Poi ci sono tutta una serie di ingress di vendor, Nginx HAProxy, backup e disaster recovery, noi personalmente utilizziamo Velero, lo consigliamo, funziona molto bene, e la parte di policy code, OPA, Gatekeeper, OPA, Open Policy Agent, ok? Tutti questi sono progetti legati alla CNCF, tendenzialmente incubati all'interno della CNCF e pronti per essere utilizzati. Entrando un attimino nel merito, quando parliamo di networking, la soluzione che dobbiamo andare a prendere è chiaramente garantire comunicazione pod-to-pod, ma la cosa super importante è che ci garantiscano l'implementazione di network policy. Fondamentale, riuscire a dare delle regole di comunicazione all'interno dei propri cluster. Altrettanto importante che queste regole vengano implementate tramite delle CRD, ok? Tramite delle. Spero non sentiate casino, stanno facendo ovviamente lavori mentre registro. CRD, quindi delle Custom Resources Definitions. Andando oltre, per la parte di monitoring, anche qui in realtà appunto lo stack è molto standard. Prometheus è il time series database, Grafana è la parte di dashboarding, Alert Manager è la parte di notifica degli alert e all'interno del Prometheus Operator abbiamo tutta la parte, diciamo, scusate, faccio un passettino indietro, tutti i componenti che vi ho detto vengono poi presi e noi tendenzialmente consigliamo di andare a utilizzare il Prometheus Operator perché permette di orchestrarli, di avere delle definizioni standard, ok, all'interno dei propri cluster quando si va a provvigionare e a gestire Prometheus. Altrettanto importante che sottolineare che ad oggi praticamente tutti i progetti della CNCF espongono metriche out of the box tramite il formato OpenMetrics, ok? Quindi questo significa che abbiamo, utilizzando questo stack, riusciamo a portarci a casa tante metriche gratuite in maniera gratis, okay? In maniera semplice, e ci troviamo il cluster fondamentalmente strumentato in maniera automatica. Centralized Logging, anche qui, Elasticsearch, FluentD, Kibana è il nostro standard, di riferimento. Se notate in basso ho messo una serie di link, okay? Questi sono dei link che metterò a disposizione quando pubblichiamo ovviamente le slide. E sono i nostri moduli standard, quindi cliccandoci potete vedere come noi di SIGAP facciamo le cose e sono i moduli che compongono Fiori. Ok? Per la parte appunto di logging è importante che ovviamente si rispettino le regole del 12-factor apps, quindi i container che vadano a loggare su standard output e poi ci sarà FluentD che spazza le log e li pusha verso una repository centrale. Ok? Tutta una serie di cose importanti, HA Log Storage, Kubernetes Metadata Integration, integrazione con diciamo, componenti esterni di login centralizzato che tendenzialmente già esistono in azienda e retention dei log, diciamo policy based. Ok? Altro componente Ingress, noi utilizziamo di default
L'Nginx Ingress Controller, ok? Insieme all'Nginx Ingress Controller, l'altro Ingress Controller di default del mondo Kubernetes è quello l'HA Proxy Ingress Controller. Questi sono tendenzialmente i due che si vanno a utilizzare, dove l'Ingress Controller Nginx è di gran lunga quello, a mio avviso, quello che noi vediamo sul campo, quello più utilizzato. Backup e disaster recovery. Allora, Velero, su questo ci tengo a fare una piccolissima, diciamo, a dire una cosa in più. Velero è un progetto VMware open source, di conseguenza noi lo utilizziamo all'interno di Fury come nostro tool DDR. È importante dire che Velero si occupa di fare degli snapshot di fatto dello stato del cluster running, quindi stato del cluster e tutti i volumi PV, persistent volume associati, e ci permette di ricreare di fatto lo stato di un cluster in uno specifico istante del tempo. Lo vedremo dopo. In un concetto di infrastruttura dove tutto deve essere riproducibile e tutto deve essere possibile ricostruirlo in un istante preciso di tempo, è fondamentale. OPA, Open Policy Agent, insieme a Rego e Gatekeeper, ci permette appunto di andare a specificare delle policies code all'interno dei nostri cluster. Noi abbiamo diversi progetti su OPA, Fury Kubernetes OPA, e chiaramente è il nostro modulo per andare a prendere e configurare cluster. Abbiamo poi altri due progetti che si chiamano Gatekeeper Policy Manager, che è una web UI che permette di visualizzare le regole OPA che si vanno a definire nei cluster, e infine OPA Notary Connector, che è un meccanismo di integrazione tra OPA e Notary per il signing delle immagini. Ok? Questi li trovate su GitHub, se vi interessano, pingatemi e vi passo il link. Date Operations and Adoption Model. Su questo volevo spendere un attimino, proprio dire una parola. Allora, il modello operativo H nel mondo Kubernetes in realtà cambia, quindi applicare i modelli tradizionali Active-Active, Active-Passive non funziona proprio benissimo. In realtà nel mondo Kubernetes si vanno a privilegiare due aspetti. Il primo è di avere cluster che spannano su zone differenti e che quindi hanno una availability maggiore, ok? E il secondo, l'MTTR, Mean Time to Recovery, quindi la capacità di provvisionare cluster, di ricreare lo stato di un cluster in un qualsiasi istante di tempo. Questi sono i due aspetti su cui bisogna focalizzarsi, ok? E in cui vale la pena investire. Di conseguenza, dove vale la pena investire denaro? All'interno della definizione di Mutable Infrastructure, quindi avere infrastrutture il più possibile immutabili, imparare a riprovvigionare la propria infrastruttura da zero, from scratch, questo è molto molto importante, ok? E avere quindi di conseguenza build e artefatti riproducibili, ma non soltanto, anche piattaforme ed ambienti riproducibili e ovviamente meccanismi di deployment automatici, ok? Parliamo un attimino dell'adoption model e così vado in chiusura. Allora, le figure che noi tendenzialmente vediamo presenti in azienda sono tre: application, DevOps, SRE, e architetture. Chi fa che cosa? Application sviluppano gli applicativi, ovviamente, DevOps e SRE fanno la parte di gestione dell'infrastruttura running, la parte di architetture cosa fa? Fa advisory strategica e scelta strategica. Allora, è importante definire quello che secondo noi deve essere il core della collaborazione, ovvero dei contratti. Ok? E quindi quali sono i contratti tra queste diverse parti di un'organizzazione? Application, qual è l'output? Sicuramente due cose: Dockerfile, deployment. Queste sono le uniche cose che devono interessare al mondo, diciamo, a chi si occuperà poi di prendere e mettere running in maniera dichiarativa, gli applicativi. Per la parte DevOps e SRE, chiaramente i tool tendenzialmente di riferimento sono quindi deployments Kubernetes, che poi possono essere Unchart, Customize, ognuno, insomma, io ho messo deployments per riferirmi al concetto upstream, ma non soltanto, abbiamo la parte Terraform, moduli Terraform, la parte Ansible e la parte di CI/CD. Ora, è importante sottolineare questo. Qual è il ruolo degli architetti? Il ruolo degli architetti è quello chiaramente di andare a definire le librerie, andare a definire andare a definire l'implementazione specifica per l'organizzazione di quelli che sono gli artefatti base. Gli artefatti base di che cosa parliamo? Parliamo di container-based images che devono essere sicure, e io su questo, se vi interessa, noi manteniamo un servizio di immagini sicure che si chiama SIGAP CCI, quindi
SIGAP Certified Container Images, sono delle immagini certificate su cui noi andiamo a erogare supporto. Si devono occupare di andare a definire quello che è insomma, il modo di Terraform e devono andare a definire quelli che sono i ruoli Ansible per l'utilizzo. Se siete interessati ad andare a provare, diciamo, Kubernetes Fury, la nostra distribuzione, il nostro sito è kubernetesfury.com. E questo è quanto, grazie a tutti per avermi, insomma, per aver seguito il mio talk e se avete bisogno di me, se volete scrivermi, io sono JNardiello su Twitter. A presto.